Video breve ma intenso come tutti i nostri rapporti intimi. Stiamo parlando di The Sandbox Alpha 3. Sta per uscire, fai molta attenzione. Siamo in procinto dell'uscita dell'Alpha 3 di The Sandbox. Se seguite il canale da un po', saprete bene che nell'Alpha 2 veramente ci sono stati dei guadagni enormi per tante persone. Probabilmente uscirà verso fine luglio, inizio agosto. È importante sapere che cosa cambierà in questa Alpha 3. Prima di tutto, abbiamo degli NFT. Se avete partecipato all'Alpha 2 e l'avete completata, avremo degli NFT che ci daranno dei tickets aggiuntivi. Anche il survey di cui vi avevo parlato ci darà tickets aggiuntivi. Durerà 10 settimane e avrà un totale di 90 e più esperienze. Questo vuol dire che sarà più impegnativa come prova rispetto a quella precedente, perché non eravamo mai arrivati a 90 esperienze. I sand che si possono vincere se riusciamo ad ottenere l'Alpha Pass dell'Alpha 3, totale sono 10.000, potremmo vincere 500 sand. Attenzione però, perché ci sarà la possibilità di vincere altre cose, probabilmente altri NFT. O come in maniera similare è successo nell'Alpha 2, tramite lo staking collettivo della community si potranno alzare i sand che si possono vincere. Per arrivare a questi 500 sand avremo bisogno anche di raggiungere il livello 5. Per raggiungere il livello 5 dovremo fare più esperienze possibili. Io spero solo che non dovremo fare tutte e 90 le esperienze. Questo perché comunque non perché non siano divertenti, ma perché richiederà molto molto tempo. C'è la possibilità, a mio parere, che il livello 5 si possa ottenere anche senza fare tutte le esperienze, ma l'esperienza ci insegna che nell'Alpha 2, ad esempio, chi aveva completato tutti i quadri, tutte le esperienze, ha comunque ottenuto un premio aggiuntivo. Gli utenti che avranno delle land, degli utenti che avranno gli avatar o delle collezioni o collezionatori di NFT avranno altri benefici che non ci vengono spiegati al momento, però magari avremo altre notizie quando l'Alpha si avvicinerà ancora di più. Però vi ricordo che siamo molto vicini, quindi valutate bene l'idea. Non vi dico di comprare una land perché costa molto, però valutate bene l'idea di prendere un avatar o degli NFT, perché questo ci darà dei vantaggi. Al momento i prezzi sono ancora abbastanza bassi, ma temo, cosa molto probabile, che all'avvicinarsi dell'Alpha Season 3 i prezzi degli avatar, delle land, degli NFT inizieranno a salire, perché magari ci garantiranno dei premi aggiuntivi. Quindi iniziate a muovervi adesso se volete partecipare all'Alpha 3. Vi ricordo che l'Alpha 3 sarà gratis, gratuita, accessibile a tutti, come è stato per l'Alpha 2. Detto questo, c'è un'altra piccola notizia, piccola grande notizia, perché tutti i player, chiunque entra e si iscrive su The Sandbox, può iniziare a creare i propri asset tramite gli editor forniti gratuitamente da The Sandbox e eventualmente utilizzarli per testarli. Attenzione però che il procedimento che servirà sarà quello di creare ovviamente un account, fare appunto l'asset ed esportarlo nel marketplace, ma non sarà mintabile. Questo vuol dire che al momento non potranno essere venduti. Però in un futuro non troppo lontano tutti questi asset potranno anche essere mintati e venduti all'interno del mercato, cosa che al momento non è possibile se non per degli eletti, delle persone che sono state scelte giustamente dal team di The Sandbox, altamente skillate nella produzione dei VOX o degli asset, fate come vi pare. Tieni gli occhi aperti perché siamo vicini al lancio dell'Alpha 3 e non devi assolutamente perdertelo. Lasceremo ovviamente ogni notizia riguardo l'uscita su Discord, quindi entra su Discord, linkato qui sotto.